Assessore, mi sono reso conto che la gente non sa come si fa la differenziata, ne sento parlare, specialmente le persone in età avanzata. In poche battute, spiega alla gente come si fa la differenziata. Allora, noi dobbiamo recuperare la nostra memoria e il rapporto con i nostri nonni e i nostri bisnonni, cioè coloro i quali questo tipo di approccio, nei confronti dei rifiuti ce l'avevano già. Sono 40 anni, 50 anni che il consumismo ha prodotto il nostro modo perverso di gestire i rifiuti. I nostri nonni e bisnonni riutilizzavano tutto quello che era possibile riutilizzare. Allora, quella è la logica con cui ci dobbiamo muovere. Tecnicamente la raccolta da Agrigento sarà come in tutti gli altri posti dove si fa la raccolta differenziata bene, cioè verranno divisi i rifiuti in 5, si chiamano qualità merceologiche. Significa ci sarà l'umido, tutti i residui biologici, le piccole piante che ci troviamo in casa piuttosto che gli scarti da cucina, tutto ciò che è biologico va nell'umido per poi essere compostato. Il vetro viene raccolto separatamente, carta e cartone vengono raccolte separatamente, il colore del vetro è il verde, il colore di carta e cartone, quindi del mastello e del secchiello, è il blu, quello dell'umido è il marrone, e poi c'è il colore più importante, che è il giallo, dove si mettono più materiali, si mette la plastica, si mette l'acciaio e si mette l'alluminio. Per capirci, si mettono gli imballaggi di plastica, il sacchetto di plastica, il vassoio di polistirolo dove al supermercato compriamo la carne, di alluminio sono fatte le lattine, una lattina di Coca-Cola, di birra è fatta d'alluminio, oppure l'acciaio. Il coperchio di un barattolo in vetro è d'acciaio, il barattolo dei pomodori pelati è d'acciaio. Allora, acciaio, alluminio e plastica vanno insieme nel bidone giallo. Tutto ciò che non si può separare, invece, va nel bidone grigio, che è il secco non differenziato.